La nuova 3008 esprime la volontà del marchio di radicarsi nel mercato dei SUV di segmento C. Lo fa con un prodotto che si avvicina ai codici stilistici di questa carrozzeria, quindi un frontale verticale con il leone al centro della calandra che dà senso di robustezza e di forza, un'altezza maggiorata da terra, una linea di carrozzeria rialzata e poi le protezioni laterali. La nuova 3008 evolve negli interni con il nuovo i-cockpit, completamente ridisegnato e rivisto in funzione del conducente. Un nuovo quadro strumenti, completamente digitale, in posizione rialzata, completamente parametrizzabile e configurabile da parte dell'utente. Un volante compatto per una guida più istintiva, rivisto e a due razze. Il touch, un touchscreen da 8 pollici abbinato ai tago switch che permettono di governare le principali funzioni della vettura. Nuova 3008 sarà equipaggiata con un'evoluzione del Grip Control, l'Advanced Grip Control, che presenta le funzioni classiche di aiuto alla trazione con una motricità potenziata per togliere l'impaccio al veicolo in situazioni un po' complicate, nella neve, nella sabbia, in fondi resi viscidi dal fango. Qui l'evoluzione è una nuova funzione per governare le traiettorie in tutta sicurezza anche in discesa in condizioni di forte pendenza. Nuova 3008 unisce comfort e prestazioni grazie a una spirale virtuosa di riduzione dei pesi a tutto vantaggio delle emissioni, dei consumi e della sicurezza passiva. Le motorizzazioni della nuova 3008 sono motorizzazioni benzina, turbo, da 130 a 165 cavalli con cambio manuale o cambio automatico. Motorizzazioni Blue HD da 120 fino a 180 cavalli, anche queste con cambio manuale e cambio automatico, equipaggiate con SCR per la riduzione degli ossidi d'azoto e FAP per l'abbattimento delle polveri sottili.